pesca per, diciamo così, il compleanno del liceo classico, scuola che frequentavo io, che frequentavo mio padre. Questo perché io nella scuola sento un ricordo quasi di amici siano, cioè voglio dire che io a scuola mi sono trovato sempre molto bene. E ci sono ricordi di questo periodo scolastico che mi restano dentro e che sono parte di me, che saranno sempre parte di me, non solo per il fatto che le mie amicizie, molte delle mie amicizie sono sorte in quei banchi e continuano a distanza di tanto tempo, non solo per il fatto che ad esempio mia moglie frequentava un'altra sezione della stessa scuola, perché penso che appunto, ponendomi la domanda che valore hanno quei ricordi, che importanza hanno avuto nella mia vita, quegli episodi, quelle parole, quegli insegnamenti, beh, la risposta è un po' che è un valore inestimabile. Mi piace questa idea, cioè è possibile misurare il valore della scuola, si può dare una scala numerica, non lo so, forse perché il valore parte di infinito, perché in fin dei conti chi forma un uomo, una donna, forma l'intera società. E la scuola penso che funzionerà sempre, anche se si funziona, perché è fatta di quello che appunto non si può misurare, di quello per il quale non c'è un'idea di misura, perché è fatta dalle persone, da quelle che sono qui sedute. Sono veramente colpito favorevolmente da questi ragazzi che non hanno approfittato dell'occasione fornita dalla chiusura per l'ordinanza sindacale della scuola a causa del maltempo, sono venuti. Mi sembra veramente un pezzo, e li ringrazio di cuore. Io credo che, perché siamo in una scuola, mi piace insomma ribadire questo concetto, cioè l'idea della centralità della scuola, cioè perché penso che se noi desideriamo che tutte le persone in gamba del paese possano in qualche misura concorrere a diventare classe dirigente o semplicemente possano vivere meglio, bisogna dare loro degli strumenti, e questi strumenti sono la cultura, sono il sapere. Qualcuno dice, è un'espressione che mi ha colpito molto, perché credo sia assai vera e perlomeno l'ho riscontrata come tale nella mia esperienza, cioè che una classe di ragazzi è come una spugna che assorbe tutto ciò che viene da fuori. E certo, allora se si scorre un po' alle storie certificanti che sono successe a scuola, fra i banchi negli ultimi tempi, forse si può riflettere sul fatto che se la scuola sta male, probabilmente è la riproduzione di un paese che vive una fase difficile. E io ho degli occhi, perché mi ha molto colpito lo scenario di qualche giorno fa a Roma, perché a Roma è bruciata, mentre i palazzi del potere sembravano molto distanti, devo dirlo, della realtà dei fatti. Ebbene, gli scenari mi hanno ricordato degli ambiti distanti del tempo. Sembrava il 77. Il 77 è un anno in cui la violenza degli anni di piombo, appunto, emblematicamente è venuta fuori. Io credo molto alla forza iconografica delle immagini. C'è una foto che descrive meglio di tante parole, meglio di tanti libri, questo periodo. Siamo nel maggio del 1977, in via di Amici a San Milano, una via centralissima, ci sono degli scontri, esattamente come è successo appunto la settimana scorsa a Roma, e si vede un autonomo, un ragazzo autonomo, con il passamontagna che impugna una pistola, legandosi, diciamo, prende la mira e spara. E poi, diciamo, verrà fuori che il proiettile sparato da quella pistola colpirà, uccidendolo, un carabiniere ventenne originario di Napoli, Antonio Custra si chiamava, una storia molto pasoliniana, trovo, il quale è appunto un ragazzo del sud andato spinto, se vogliamo, da causa di forza maggiore a rappresentare lo Stato, difendere la lontana Milano. Però c'è una storia che voglio raccontare relativamente a questo Antonio Busto, questo agente di polizia prematuramente scomparso. Quando Antonio Busto muore a 20 anni, aspetta una bambina.
bambina che non è ancora nata, perché quel maggio del 77 è nella pancia della madre, e quindi questa bambina Antonia Augusta non conoscerà mai il padre. La vicenda di Antonia Augusta secondo me è emblematica di ciò che è stato l'approccio del paese nei confronti del terrorismo, cioè di questo periodo così oscuro e difficile della propria storia, un periodo con il quale io credo solo oggi si cominci a fare conto. Antonia Augusta, che vivrà poi a Napoli con la madre, dopo la maturità classica ottiene un lavoro, perché esiste una legge dello Stato che favorisce l'assunzione delle cosiddette categorie protette. Voi sapete che lavoro ha fatto Antonia Augusta, che cosa gli ha dato lo Stato? Ha fatto la spazzina a Napoli. Mi viene in mente quella canzone di De André, viene la villa e ben cambio una croce, guerra di Piero, qui è ben cambio una scopa. È durata poco questa cosa, ha dovuto intervenire, mi sembra, Manganelli, che all'epoca era un pezzo grosso della polizia, perché poi venisse affidato ad un ufficio. Però francamente questa storia la racconto, insomma, sempre ogni volta che posso, perché mi sembra di una gravità inaudita. Penso infatti che per molto tempo, per troppo tempo, diciamo, gli anni di piombo siano stati un argomento tabù nella società italiana, un po' come quello sport quando si spazza a casa e non deve sostituire. Iniziative meritorie certo ce ne sono state, qui la professoressa ha letto, insomma, la deliberazione dell'istituto dell'81, però indubbiamente erano, come dire, interventi molto settoriali, tant'è vero che io non ne sapevo nulla, insomma, credo che qualche titolo per la saperlo. Gli storici amano non fissare dei paletti, dei parametri per definire le varie epoche. Ecco, se io dovessi per un attimo, vestendo i panni dello storico, indicare il punto di svolta di questo approccio della società italiana nei confronti del terrorismo, io credo che questa svolta è legata ad un libro di grande successo, che è il libro di Mario Calabresi. Mario Calabresi è il direttore della Stampa, però è anche il figlio di Luigi Calabresi, commissario di polizia assassinato nel 72, una vicenda assolutamente emblematica di quel periodo. E questo libro, bellissimo titolo, si chiama Spingendo la notte più in là, che consiglio di leggere a chi volesse approfondire con leggerezza, con pesante leggerezza, quel periodo. Scusate. Ecco, quel libro, ripeto, rappresenta un punto di svolta, perché per la prima volta esso ha offerto il punto di vista di coloro i quali la violenza terroristica la devono subire. Perché il nostro è uno strano paese. Lo strano paese in cui il terrorismo per decenni è stato raccontato dal punto di vista, appunto, degli ex terroristi, concetto trattenendo peraltro una regola aurea della storia, per cui la storia la scrivono i vincitori, invece quella storia per un periodo è stata scritta dai vitti. Ma le cose cambiano, insomma, no? Sono in vena di citazioni canone, diceva Bob Dylan in una celebre canzone di proteste degli anni 60, The Times They Are Changing, i tempi stanno cambiando. E indubbiamente ciò è in atto. Chi vi parla da qualche tempo a questa parte viene spesso chiamato in giro per l'Italia a portare la sua testimonianza. E qui in qualche modo lo voglio legare a questo impegnativo titolo di formazione tecnica tra competenze e responsabilità civiche. Spesso mi viene chiesto, diciamo, tu che messaggio mi senti di lanciare alla luce della tua esperienza? Beh, io francamente non mi vedo molto in questa veste di, diciamo, lanciatore di messaggi. Io porto una testimonianza di impegno, che è la testimonianza di impegno di mio padre. Mi permetterà la professoressa se la correggo, ma mio padre, quando è stato assassinato di anni, aveva 36, essendo nato nel 42. E mi colpisce molto la circostanza per cui io adesso sono più grande di mio padre. Io fra qualche giorno ne compierò 40. E penso che quando ci guarda dall'alto, insomma, io immagino mio padre che sorrida, un po' forse anche perplesso dinanzi a questo suo essere additato a simbolo, eroe o cose di questo tipo. Vi risparmio la citazione della abusata frase di Brecht, dal
condannato il paese che ha bisogno di eroi. Io penso appunto che mio padre sia stato un giovane magistrato che amava il suo lavoro e che si impegnava nel farlo. Si impegnava nel farlo convinto che ciascuno di noi deve dare il proprio contributo alla società in tutti gli ambiti in cui siamo chiamati a darlo, dal lavoro, la famiglia, gli amici. E io penso che appunto il significato sia ultimo, l'azione civica, se così vogliamo dire, sia semplicemente quella di un impegno che io penso sia sempre opportuno affrontare con il sorriso sulle labbra, perché l'esercizio del dovere può essere pesante, però un approccio lieve io trovo che semplifichi le cose. D'altronde la nostra carta costituzionale ci ricorda l'articolo 54, no? Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi, tutti i cittadini, tutti, gli studenti, i magistrati, professori, gli avvocati, gli spazzaneve per rimanere sul tema. Io diciamo mi approssimo a questa conclusione, a concludere questo mio intervento ringraziando ancora una volta la scuola di Dissare Sardini per l'invito, per l'occasione di riflessione, e consentitemi di augurare ancora una volta all'Idis, i miei migliori auguri per questo compleanno, 50 anni, ma non li dimostro. Grazie e buona giornata. Il vero nemico della sciatteria, del nemico di quanti